Ergio Friscia ha sempre perseguito il sogno di diventare un artista affermato e a tutto tondo, cosa che è riuscito pienamente a fare con il suo talento di caricaturista e di comico. Diplomatosi al liceo linguistico, dopo aver frequentato l'ISEF di Palermo per 2 anni, Sergio Friscia si trasferisce a Roma, dove inizia la sua carriera artistica. Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città, e dal 1989 fa l'animatore turistico nei villaggi turistici, e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali. Nel 1990 Sergio Friscia inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo Limitati Network e Belli Sodi, 2 programmi comici di varietà. Nel 1995 partecipa come concorrente al programma La Sai L'Ultima, in onda su Canale 5. Nel 1997 Sergio Friscia entra a far parte dei Comici di Macao, in onda su Rai 2, con i personaggi Lollo il Flesciato, il Signore di Giovanni del Settimo Piano e Calogero d'Agrigento. Sergio Friscia ha fatto parte del cast del Capo dei Capi in onda su Canale 5, Le Ali, in onda su Rai 1 e Squadra Antimafia, Palermo Oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime 2 stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy. Il 20 settembre 2014 Sergio Friscia co-conduce in diretta nel fine settimana di Rai 2 il programma di Michele Guardi Mezzogiorno in Famiglia, al fianco di Amadeus e di Alessia Ventura. Pratica svariati sport. È istruttore di karate ed immersione subacquea. Inoltre ha giocato come attaccante nella Nazionale Calcio Attori. Ha sempre avuto un carattere esuberante ed è stato espulso persino all'asilo nido. A Striscia la Notizia imita Beppe Grillo, ed è comparso anche a Made in Sud, facendo la parodia di Antonino Cannavacciuolo. 2 suoi grandi amici sono Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con cui in alcuni scatti sociale è ritratto insieme. Inoltre è molto amico dei conduttori Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Nel 2016 diventa parte della Nazionale Italiana Karate Master Shotokan come atleta agonista e si specializza in punite. Nel 2017 viene nominato componente della Commissione Nazionale Comunicazione e Partnership della Federazione. Nello stesso anno ottiene il brevetto di istruttore subacqueo Ovi Vase di Veducation. Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile 1971. È alto 172 cm e pesa 85 kg. È una persona molto riservata, non ama essere al centro del gossip, e non frequenta la vita mondana. Non sappiamo se ha una moglie o una fidanzata, sicuramente non ha figli.